diamo il benvenuto a tutti coloro che ci accompagnano, che partecipano. E ovunque vi troviate, vogliamo dirvi che veramente abbiamo un piacere condividere con voi questi temi di rilevante edificazione. Adesso cominciamo il programma con una preghiera guidata da Cora. Preghiamo. Ora ti chiedo di accendere il microfono, Cora. Ok, preghiamo. Mi sono dimenticata di aprire. Preghiamo. Amate Padre che sei nei cieli, ti ringraziamo, Padre, per questa grande opportunità che tu hai donato per noi oggi pomeriggio. Ti ringraziamo, Padre, per tutta la benedizione che tu ci hai donato a ognuno di noi durante questa settimana. Ancora una volta, Padre, mettiamo nelle tue mani questa riunione che inizia oggi. Ti prego, Signore, che il tuo Santo Spirito rimani con noi. Ti prego, Signore, di perdonarci per la nostra mancanza e i nostri peccati e che tu puoi benedire, Marco e Bob, affinché tutta la parola che esce, Padre, nella loro labbra, Padre, può essere vieni da te, Signore. Benedisce ogni persona che sono collegata oggi e quello che non riesce a collegare, di benedire ogni famiglia che rappresentiamo. Ti prego di aiutare anche per coloro che sono ammalati, Signore, che tu lo sai nel loro bisogno, Padre, di donarci lo spirito anche loro, di dare loro la tua Spirito Santo affinché possano sentire, Padre, la tua cura per loro, Signore. Tu conosci, Padre, i nostri limiti, conosci, Padre, il nostro bisogno di ognuno di noi. Ti ringraziamo, Padre, per tutto quello che tu hai fatto per noi fino adesso. Tutto questo, Padre, ti chiedo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. In questo momento abbiamo un brano strumentale a capo di Claudia. Claudia? Abbiamo un brano, sì, a capo di Claudia. Sto preparando. Ok. Amen. Ok, allora noi ci per sentire meglio. Dopodiché, alla fine del tema, avremo dei minuti per poter interagire o per poter fare anche delle domande. Allora, il tema di oggi ha come titolo Alimentazione e spiritualità. C'entrano?
Ecco a voi i nostri presentatori, Marco Dumi e Kamla Denis. Benvenuti a tutti quanti. Per me è un grande piacere, un grande onore in questi momenti poter introdurre quella che sarà la presentazione di questo pomeriggio. È un piacere vedere davvero tante persone, tanti conoscenti, ma allo stesso tempo tante persone nuove. Questa credo che sia una grande benedizione per tutti quanti. E spero tanto che per tutte le persone che si sono collegate in questo momento, l'incontro di questo pomeriggio possa essere una fonte di grande crescita, sia personale, per quanto riguarda ovviamente la crescita spirituale, ma anche la conoscenza di come migliorare quelle che sono le nostre condizioni di salute e non solo. Prima di iniziare effettivamente con quello che è il programma di questo pomeriggio, vorrei tanto dirvi in che cosa consisterà, in modo tale che tutti quanti possano avere un'idea effettiva di quello che di ciò di cui si andrà a parlare in questo pomeriggio. Ebbene, l'incontro di questo pomeriggio sarà diviso in due parti. La prima parte verrà affrontata da il nostro fratello e amico Denis, anche chiamato Bob, e lui ci parlerà in questa prima parte di quello che è il carattere di Dio, di quello che è l'amore di Dio per ognuno di noi, in modo particolare per quanto riguarda il suo desiderio di offrirci la salute. Perché è così importante un piano per ottenere, e in alcuni casi proprio per riottenere la salute, e capiremo perché è così importante, legato ovviamente alla spiritualità e al carattere di Dio. Nella seconda parte, che io avrò il piacere e l'onore di tenere, invece andremo ad analizzare quella che è la storia dell'alimentazione, in modo particolare quello che è il piano di Dio nella salute, per la salute, nell'alimentazione all'interno della Bibbia. Dall'inizio fino alla fine. Io in questi momenti vorrei tanto lasciare la parola a Denis affinché possa iniziare questa prima parte di pomeriggio di presentazione. A te la parola. Buongiorno a tutti. Mi sentite bene? Fate così? Muovete la testa? Ok, va bene. Quindi, come ha detto, ha accennato Marco, oggi introdurrò con il carattere di Dio. Perché il carattere di Dio è così importante per ogni aspetto della nostra vita? E che noteremo che ci sono tante persone che rigettano Dio sulla base del suo carattere che non è compreso. Perché sono quelli che rigettano Dio perché hanno visto la gente che uccide nel nome di Dio. Ci sono quelli che rigettano Dio perché hanno visto la gente che fa delle cose cattive sempre nel nome di Dio. Alla fine qualcuno che non è cristiano, che non è credente, crederà: ma dove è questo Dio? Alla fine c'è tutta una confusione. E ci sono anche quelli che rigetteranno anche il messaggio della salute, della riforma sanitaria, sempre basandosi sul fatto che non hanno capito alla base c'è questa cosa che manca, i caratteri di Dio. E noteremo che, siccome abbiamo detto, tante persone fanno le guerre nel nome di Dio, tante persone fanno tante cose, dicono sempre Dio, 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 e qualcuno si chiede: ma di quale Dio state parlando? Di solito quando vediamo la gente che rigetta Dio, ci dobbiamo porre prima la domanda: ma di quale Dio stai parlando? Forse il Dio in cui tu credi non è il Dio della Bibbia. Perché a volte andiamo in una discussione quando in realtà non crediamo nel Dio in cui crede quella persona. Quindi
Oggi parleremo del carattere di Dio. E sappiamo che il piano del nemico è sempre stato quello di sporcare i caratteri di Dio. È sempre stato il suo scopo. Ricordiamoci, in Apocalisse 14, versetto, no, in Apocalisse 12, versetto 7, dove è scritto: ci fu una guerra in cielo. Una guerra. La parola in greco è polemos. Polemos è polemica. Quindi questa guerra non esclude un combattimento fisico, ma sicuramente una polemica per quanto riguarda i caratteri di Dio. E nel gran conflitto è il nome di Dio che è davanti a che è sporcato, è il suo nome che deve essere pulito. Quindi notiamo che, visto che il nemico agisce così, per poter sporcare i caratteri di Dio e far sì che noi abbiamo una falsa concezione di Dio, il suo piano non cambia. È la stessa cosa che ha fatto con Eva nel giardino. Ricordiamoci, nel giardino, quando lui arriva, cosa dice alla donna? Ma Dio vi ha forse detto di non mangiare da nessun albero del giardino? Da nessun, quindi, visto che noi stiamo parlando visto che il tema della nostra presentazione è alimentazione e spiritualità, c'è qualcuno che si chiederà: ma qual è il rapporto? Secondo me nella Bibbia non è così chiaro, non è così chiaro. Mettiamo sempre in dubbio la parola di Dio. E se mettiamo in dubbio la parola di Dio, significa che la concezione di Dio che abbiamo è sbagliata. E dal momento in cui Lucifero è riuscito a fare che la concezione di Dio cambiasse nella testa di Eva, Eva ha peccato. Perché quando la concezione di Dio nella nostra mente è sbagliata, il peccato diventa inevitabile. Il peccato diventa inevitabile. E la grande definizione di Dio nella Bibbia si trova in Prima Giovanni 4, versetto 8, in cui è detto, dove è scritto: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. La grande definizione di Dio nella Bibbia è: Dio è amore. Noterete che quando si parla di Dio è amore, non si dirà mai di Dio che è misericordia. Però si dirà di Dio che è misericordioso. Non si dirà mai di Dio che è pietà, ma che Dio è pietoso. Non si dirà mai di Dio che è fedeltà, ma che è fedele. Quindi l'essenza di Dio stesso è l'amore. La sua essenza, quindi, e qua ci troviamo nella pre-creazione. Prima che il mondo esistesse, Dio è amore, perché Dio non cambia. Quindi Dio non può cambiare. Dio è amore. E in Prima Corinzi 13, versetto 5, è scritto che l'amore, quindi Dio, non cerca il proprio interesse. Se l'amore, che Dio non cerca in proprio interesse, di chi cercherà l'interesse? Perché Dio è amore, Dio è Dio, non cambia. Malachia 3, versetto 6, lui non cambia. Quindi se Dio ci dà delle leggi, dei statuti, dei comandamenti, non è per sé sicuramente, sono per i suoi figli, per le sue creature. Quindi se Dio non cerca il proprio interesse, sicuramente cerca l'interesse di qualcun altro, che sono le sue creature. Perché Dio non ha la creatura che rende Dio amore, ma è un Dio d'amore che crea. Ripeto, non sono le creature che rendono Dio amore, è un Dio d'amore che crea. Quindi quando Dio, non è che Dio crea la creatura e poi a un certo momento crea il piccolo Marco, dice: oh, oh wow, Gesù, hai visto Marco? Adesso lo amiamo. No, non è così, perché la sua essenza è già amore.
perché l'amore precede la vita. L'amore precede la vita. Quindi quando lui ci crea, ha già un piano nella sua testa, un piano d'amore. È per quello che oggi parliamo del piano che Dio ha per noi, il piano d'amore. Lui, il piano che fa non è per lui, è per, non è per lui perché è già Dio, ma è un piano che è fatto per le sue creature. L'amore non cerca il proprio interesse, quindi deve, l'amore in realtà cerca sempre l'interesse dell'altro, deve sempre andare verso l'altro, e noterete che nelle scritture, quando Gesù parla, noterete che Gesù non cerca mai il suo proprio interesse, cerca sempre l'interesse del padre. Il padre non cerca il proprio interesse, cerca l'interesse del figlio. E cosa dice Gesù dello Spirito Santo? Quando lo Spirito verrà, testimonierà di me. Quindi lo Spirito Santo cerca l'interesse di Gesù. Nessuno cerca il proprio interesse. Solo il cuore dell'uomo cerca, egoista dell'uomo, il cuore egoista dell'uomo cerca il proprio interesse. Ma Dio adesso ti presenta un piano d'amore perché lui vuole che noi possiamo avere vita e vita in abbondanza. E visto che Dio è amore, che l'amore non cerca il proprio interesse, che l'amore, Dio nella sua essenza è amore, come abbiamo detto, non sono le creature che rendono Dio amore, ma è un Dio d'amore che crea. La domanda è: come sono le creature di Dio? Queste creature che Dio ama così tanto, come sono queste creature? Ci dobbiamo mettere, posizionare prima del peccato. Prima del peccato, in Genesi 1, 2, Dio è nella perfetta immagine di Dio. Però succede qualcosa in Genesi 3, l'uomo sceglie di ubbidire al serpente invece di ubbidire a Dio e c'è qualcosa che succede. Poi in Genesi 3, versetto 15, Dio dice al serpente: io metterò inimicizia fra te e la donna. Se lui dice io metterò inimicizia fra te e la donna, significa che c'è stata un'amicizia che si è creata fra il serpente e la donna, il serpente e l'uomo. E come Dio farà per poter separare quello che lui ama di più, che è l'uomo, da quello che detesta di più, che odia di più, che è il peccato? Perché quello che Dio ama di più, che è l'uomo, ama quello che Dio odia di più, che è il peccato. Come Dio farà? Perché Dio, visto che l'uomo è diventato uno con Satana, con il serpente, con il male, Dio verrà a morire, dare la sua vita per l'uomo. Notiamo bene una cosa. Non è perché l'uomo era buono che Dio è morto per lui. No. Un po' come noi. Prendiamo un esempio. Quando andiamo su internet, su Amazon, che vogliamo comprare una cosa. Se voglio comprare questo microfono, è vero che il microfono è rotto, non prenderò quel microfono, non sceglierò questo microfono. Ma Dio è un po' come noi su Amazon. Lui vede che il microfono è rotto, però compra comunque il microfono. Mettiamoci a posto del microfono. Quindi Dio sapeva che noi eravamo rotti. E Dio, nella sua parola, dirà una cosa. In Romani 5, leggeremo insieme Romani capitolo 5, Romani capitolo 5, versetto 8. Romani capitolo 5, versetto 8. Leggo. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che
mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Romani 5, versetto 9, tanto più, dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Notiamo che quando eravamo peccatori, Gesù Cristo è morto per noi. Non è che ha aspettato che noi diventassimo bravi e poi ha detto allora adesso vado a morire per loro. No, perché lui ha fatto la diagnosi del nostro cuore, come è scritto in Geremia 17, versetto 29, è scritto il cuore dell'uomo è più malvagio di ogni altra cosa. Chi lo può conoscere? Questa è la nostra diagnosi. In Romani 7, versetto 18, non c'è niente di buono, Paolo lo dirà, in me. Ma chi mi libererà da questo corpo? Quindi non c'è niente, lui sa, non c'è niente di buono in lui. Chi può morire per qualcuno in cui non c'è niente di buono? Quindi notiamo che non c'è niente che potremo fare che aumenterà oppure diminuirà l'amore di Dio per noi. Non c'è niente che possiamo portare a Gesù e Dio e dire ah guarda che questo ho fatto bene, sono stato bravo, così mi ami di più, oppure una cosa così tremenda che potremo fare che farà che Dio non ci ami. No, perché è morto già per noi quando eravamo peccatori, quando eravamo sporchi. Quindi questo è l'amore di Dio. È importante capire di capire il carattere di Dio in ogni cosa, perché se non capiamo il carattere di Dio, allora le leggi di Dio, le sue raccomandazioni, i suoi statuti diventeranno per noi un peso, diventeranno per noi delle restrizioni. Però notiamo che non ci può essere un Dio d'amore con le restrizioni. Non ci può essere parlare di Dio d'amore senza libertà, perché l'amore per essenza deve chiedere la libertà, chiede la libertà. L'amore viene con la libertà. E per quello che notiamo un po' in Genesi 3, in Genesi 2, anzi, quando Dio parla ad Adamo, lui dice, puoi mangiare da ogni albero del giardino, in Genesi 2, versetto 16, però per quanto riguarda l'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché nei giorni in cui ne mangerai, certamente morirai. Notiamo che lui dice su tutti gli alberi, immaginiamo che ci fossero 1000 alberi, su tutti gli alberi puoi mangiare tutto tranne uno. Vediamo che la libertà era più grande della restrizione, perché ci sono quelli che si concentrano solo sulla restrizione, perché c'era quell'albero lì. Però ci sono delle risposte, perché Dio è amore proprio per questo, perché Dio è talmente amore che non può nascondere niente ai suoi figli, però lui vuole che possiamo ragionare e poter scegliere fra la luce e le tenebre. Quando avremo la luce e le tenebre, potremo scegliere la luce. Quindi l'amore viene, chiede la libertà. Non possiamo creare, non possiamo, perché l'amore chiede la libertà. Non posso dire che amo mia moglie, quando se la prendo la chiudo in casa e dico non uscire perché non vorrei che gli altri uomini ti guardano. Questo amore? No. Dio ci crea liberi, però dipende poi da come ognuno di noi userà il suo libero arbitrio. Perché quelli che fanno le guerre, che vanno a sparare gli altri, non è Dio che lo fa. Un po' come due persone su un aereo di guerra che vanno a fare guerra, a lanciare le bombe in un paese, c'è uno che chiede all'altro, ma Bob, secondo te, se Dio esistesse, secondo te queste guerre non hanno senso, perché secondo me se ci fosse veramente un Dio non ci dovrebbero essere queste guerre. E sapete cosa ha risposto all'altro?
Ricordati che siamo noi che andiamo a lanciare le bombe, non è Dio. Perché notiamo che Dio è amore, quindi l'amore chiede la libertà e la libertà chiede anche, viene con il rischio, perché Dio prende il rischio su di sé di perdere la sua creatura, perché? Perché è amore. Quindi non possiamo dire vogliamo un mondo, a volte ci chiediamo se Dio esiste perché male, ma bisogna anche chiedere alla persona, secondo te cosa è un mondo migliore? Un mondo senza libertà? Questo è anche il punto. Quindi notiamo che se l'amore non cerca il proprio interesse e che l'amore chiede la libertà, colui che è legislatore delle leggi che abbiamo, perché le leggi morali che abbiamo nella nostra mente, anche colui che non ha mai sentito parlare di Dio, lui agisce secondo la sua coscienza, ma in realtà la sua coscienza è la voce di Dio in lui. Quindi anche quella persona sa fare la differenza fra il bene e il male. Allora, chi ha stabilito quella legge in quella persona, se non è un essere che è fuori dal tempo, dallo spazio e dalla materia? Ci deve essere una persona, un legislatore, che ha stabilito quella legge. Chi la legge? Chi l'ha stabilito, se non è Dio? Quindi vediamo che la legge, ci sono, quando si parla di legge, ci sono leggi morali, leggi naturali, leggi fisiche, leggi sull'alimentazione, di cui noi, motivo per cui ci siamo radunati insieme. Quindi noteremo che ogni comandamento di Dio, i 10 comandamenti, fanno sempre riferimento. Volevo dire, anzi, che ogni cosa, ogni atto che commettiamo, che sia in bene o in male, ha un impatto sui 10, uno dei 10 comandamenti. Prendiamo un piccolo esempio. Se sono un datore di lavoro e ai miei operai non li pago, non gli do il loro stipendio, cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Perché forse nella legge di Dio non è scritto, allora tu pagherai il tuo operaio così, proprio nero su bianco. Però qual è il punto che va a toccare sui 10 comandamenti? Non ruberai. Stesso motivo, stesso motivo per cui quello per cui ci siamo riuniti, che siamo insieme oggi per poter studiare insieme, ogni aspetto di quello che vedremo sarà in rapporto con uno dei 10 comandamenti. Perché c'è qualcuno che dirà, no dai, secondo me la salute non c'entra niente con Dio. Però colui che ha stabilito le leggi fisiche, la legge della gravità, le leggi naturali, è lo stesso che ha stabilito le leggi morali, che sono i 10 comandamenti. Come fa il sole a non cadere su di noi? Come fanno le pianete a a cadere su di noi? E la luna? Veniamo il sole che a una certa distanza, se il sole fosse un po' più vicino a noi, saremmo bruciati. Ma chi ha stabilito quelle leggi? E se qualcuno infrange quelle leggi, una di queste leggi, avrà delle conseguenze. Stesso motivo per cui se trasgrediamo una legge, avremo delle conseguenze, qualunque sia la legge, che sia morale, fisica, naturale, qualunque sia la legge che noi infrangeremo, avrà un impatto su di noi. E per andare verso la conclusione, visto che Dio è un Dio d'amore e che l'amore chiede la libertà, sicuramente ha stabilito in noi delle leggi, perché lui è il legislatore. E ricordiamoci le 10 comandamenti in Esodo capitolo 20. Quando Dio dà i suoi 10 comandamenti, cosa dice in Esodo 20 versetto 1? Io sono il Signore Dio tuo che ti ha fatto uscire dall'Egitto. Quindi lui dice, e poi lui darà i 10 comandamenti. Quindi se voi, in altre parole, lui dice al suo popolo,
Se volete sapere se siete liberi, guardate alla mia legge, alle mie leggi, ai miei 10 comandamenti. Quindi guardando ai 10 comandamenti posso sapere se sono libero oppure no. Quindi come faccio a sapere se sono libero? Come ho detto, guardiamo ai 10 comandamenti. Però notiamo una cosa, i 10 comandamenti sono scritti nel futuro. In ebraico sono scritti nel futuro, anche in inglese. Se lo leggete in inglese, vedete che sono scritti I will, I shall. In realtà sono 10 promesse. Sono 10 perché è così importante il carattere di Dio? Sono 10 promesse perché è Dio che fa la promessa ai suoi figli. Se voi rimanete in me, allora non ucciderete, non commetterete adulterio, non ruberete, non, perché sarà una conseguenza della relazione che avrò con voi. E nessuno, non c'è niente che possiamo fare che Dio non ci ama più, perché come abbiamo visto non è morto per noi perché eravamo buoni. Stessa cosa per il popolo di Israele nel deserto. Quando escono dall'Egitto, Dio gli dà, apre il mare, gli dà da mangiare, gli dà da bere per 3 mesi. Solo dopo 3 mesi che poi dice a loro: allora avete visto cosa ho fatto per voi? Adesso vi voglio proporre un'alleanza con voi. E queste sono gli statuti della mia alleanza che voglio fare con voi. Lui dà i 10 comandamenti, in modo che ognuno di loro potessero dire: allora non vogliamo, però cosa hanno detto? Noi lo faremo. Così hanno detto, perché la sua legge è una legge d'amore. Lui già ci dà la sua legge perché lui vuole che noi possiamo avere della vita in noi. E per quello che dirà Deuteronomio: io metto davanti a te la vita e la morte. E poi lui aggiungerà: figlio mio, per favore, in poche parole, scegli la vita. E questo è il carattere di Dio che deve essere, perché se non abbiamo una vera concezione del Dio, carattere di Dio, noi il peccato diventa inevitabile. Cos'è il peccato? È la trasgressione della legge. Prima Giovanni 4, versetto 3. Giovanni 3, versetto 9. Quindi il peccato è la trasgressione della legge. Quale legge? Lo stesso che ha stabilito le leggi fisiche e lo stesso che ha stabilito le leggi morali. È tutto. Quindi Dio, e noi dobbiamo notare una cosa per concludere, è che quando Dio dà le sue leggi, in realtà sono 10 promesse. E noteremo che se a un certo momento abbiamo la vittoria su una delle nostre debolezze o su più delle nostre debolezze, in realtà, se siamo stati in connessione con Dio, non ci potremo vantare, non potremo essere orgogliosi, anzi, saremo umili e presenteremo il messaggio agli altri con amore, sapendo, essendo coscienti che quello che abbiamo, che siamo riusciti a fare nelle nostre vite, non è merito nostro. Non è merito nostro. Perché corriamo il rischio di diventare i farisei, avendo una mente farisaica. Allora tu devi fare. Allora la legge di Dio non è più una protezione per noi, però diventa una restrizione. Ricordiamoci quando Dio, nel tempi passati, quando si costruivano le città, c'erano le mura. Quelli che erano fuori dalle mura vedevano le mura come una restrizione.
ma quelli che erano dentro le mura vedevano le mura come una protezione. Dio ci dà le sue leggi fisiche, naturali, morali, tutto, igieniche, tutto per la nostra protezione. Che Dio ci aiuti e ci dà il suo spirito in Gesù Cristo, nostro unico Salvatore, perché Dio è amore. Amen. 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 Adesso do la parola a mio fratello, a mio amico Marco. Grazie. Grazie mille, Dennis, per questa prima parte. Sono sicuro del fatto che molti tra di noi hanno ascoltato con attenzione e hanno grandemente apprezzato quello che è il carattere, quelle che sono le motivazioni di Dio, il suo amore nei nostri confronti, nei confronti delle sue creature che tanto ama, per il nostro benessere. Lui ci ha dato, come diceva il mio fratello amico, ci ha dato delle leggi morali, fisiche, non come delle restrizioni, ma come una benedizione, come un qualche cosa che potesse arrecarci benessere, benessere fisico, mentale e spirituale. Proprio questo, ancora una volta, è il senso del perché siamo qui in questa occasione, in questo incontro di alimentazione e spiritualità. Ebbene, in questi momenti, per iniziare quella che è la seconda parte di questo incontro, vorrei tanto che andassimo a vedere quella che un po' è la storia del piano di Dio per la nostra salute, oltre che per la nostra salvezza. Ebbene, per quanto riguarda il piano di Dio per la nostra salute, cosa che sta a cuore di molte persone che sono qui insieme a noi in questa occasione pomeridiana, vorrei tanto che andassimo lì dove sono iniziate tutte le cose. Vorrei tanto che andassimo al principio di tutte le cose. E per tutti coloro che hanno la Bibbia con sé, in queste occasioni, questo penso che sia il momento più adatto per aprirla in quella che è la prima pagina della Bibbia, anche chiamata parola di Dio. Perché in Genesi capitolo 1, al versetto 1, la parola di Dio ci dice: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Noi ci troviamo al principio della storia di questa terra. E verso la fine della settimana creativa, Dio crea anche l'uomo. E sapete, Dio lo crea in un modo meraviglioso, in un modo davvero incredibile. E vorrei tanto che leggessimo questa descrizione in Genesi capitolo 1, versetto 27, dove ci viene detto: Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E nel momento nel quale Dio crea l'uomo, proprio così come diceva il mio fratello Bob, Dio crea l'uomo e gli dona anche delle leggi particolari per il suo benessere, per la sua prosperità e per la sua salute. E una delle prime leggi che ci viene presentate dalla parola di Dio è quella legge legata all'alimentazione. Ancora una volta, queste leggi non sono per la nostra restrizione, ma sono per il nostro benessere. Perché? Perché Dio ci ama. Andiamo a vedere assieme di che cosa si tratta. Siamo sempre in Genesi. Dopo la creazione dell'uomo, Genesi capitolo 1, leggeremo assieme il versetto 29. Dio disse: ecco, io vi do a chi? A voi uomini. Ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi servirà di nutrimento. Dio dà all'uomo appena creato uno stile di vita,
un'alimentazione che lo aiuterà grandemente nello sviluppo di tutte le sue facoltà. E questo piano alimentare legato alla spiritualità è quel piano alimentare che comprende frutta, erbe, semi, ovvero un'alimentazione di che tipo? Un'alimentazione vegetale. Questo è stato il design, questo è stato il piano di Dio per l'uomo subito, appena creato per il suo bene. E dopo aver creato l'uomo, Dio pone Adamo ed Eva in quel giardino che Dio gli aveva preparato. Vorrei che andassimo in Genesi capitolo 2 e leggessimo assieme i versetti da 7, i versetti Genesi capitolo 2 da 8 a 9. Dio il Signore piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Vediamo molto bene che per la seconda volta Dio ancora una volta ripropone quello che è il suo piano alimentare per noi uomini. Frutta, verdura, semi, noci, degli alimenti squisiti, piacevoli per l'uomo, nutritivi per il suo bene, perché Dio ci ama. Ma sappiamo che abbiamo anche letto, e ci ha detto anche il nostro fratello precedentemente, che Dio ha posto anche due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. E molta attenzione, Adamo ed Eva hanno deciso di nutrirsi con qualcosa che Dio gli aveva sconsigliato, gli aveva detto, gli aveva proibito di non mangiare proprio per il suo bene. E in Genesi capitolo 3 vediamo molto molto chiaramente che Adamo ed Eva mangiano ciò che non dovevano mangiare. E questo mangiare ciò che non dovevano mangiare non ha prodotto soltanto delle grandi conseguenze fisiche, mentali, spirituali e morali nella loro persona, ma ha prodotto delle terribili conseguenze anche per tutte quelle persone che sono venute da loro, noi compresi. Tutte le generazioni dopo Adamo ed Eva, a causa di una scelta alimentare sbagliata, ne hanno sofferto. E quando noi ci rendiamo conto di questo importantissimo principio, dovremmo stare molto attenti, perché a causa magari delle nostre scelte alimentari, durante il corso della nostra vita, che cosa potrebbe succedere? Che le conseguenze non siano solamente limitate a noi stessi, alla nostra persona. Lascia stare che se mangio questo e quell'altro, ne subirò soltanto io le conseguenze. Ne sei sicuro? Ne sei sicura? Potrebbe essere che persino i tuoi figli, che persino i figli dei tuoi figli possano subire delle gravi conseguenze a causa di quello che è il tuo attuale stile di vita. E questo principio, scusate, lo vediamo nei primi versetti della Bibbia. Un principio al quale io e te dovremmo prestare molta, molta attenzione. E in questa occasione, quando Adamo ed Eva hanno peccato contro Dio, disubbidendo alle sue leggi d'amore per il loro bene, una maledizione ne è scaturita. Andiamo a vedere quello che è successo. Genesi capitolo 3, leggeremo assieme dai versetti 17 a 18. Ad Adamo disse, Genesi capitolo 3, versetto 17, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua.
ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Questa è la maledizione, ma nella maledizione Dio non li ha lasciati così soli, senza nessuna opportunità di, potremmo dire, limitare queste conseguenze negative. Ma Dio ha permesso che ci fosse in parte anche una soluzione. E infatti il versetto 18 e 19 ci dice: esso ti produrrà spine e trivoli e tu ne mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Con altre parole, Dio, l'abbiamo visto al versetto 17, dice all'uomo e alla donna che stanno subendo delle terribili conseguenze fisiche, non soltanto, di tenere a mente quello che è il suo piano per la salute dato prima di cadere nel peccato, di mangiare quelle che sono le erbe dei campi, di mangiare i pani, il pane, i cereali, ovvero quella gamma di alimenti che Dio aveva dato all'uomo: frutta, verdura, semi, legumi e cereali. Perché? Perché questi alimenti, che erano tanto indispensabili per l'uomo e la donna, che ancora non erano caduti nel peccato, che erano così indispensabili per il loro mantenimento fisico, mentale e morale, questo stesso piano alimentare avrebbe limitato grandemente le conseguenze, le terribili conseguenze del peccato da un punto di vista fisico. E sapete, una cosa molto molto interessante a parer mio è che se noi dovessimo andare a considerare il fatto che la terra biblicamente ha 6.000 anni di creazione, 6.000 anni, e nei primi 2.000 anni circa, più o meno, nei primi 2.000 anni il genere umano si è nutrito esclusivamente secondo il piano divino di un'alimentazione totalmente vegetale. Questo significa che per un terzo della storia di questa terra, per 2.000 anni, gli uomini hanno avuto un piano alimentare che era il migliore per loro. E sapete, alcuni potrebbero avere questo falso stereotipo che viene in un qualche modo promosso da molti anni a questa parte, che se mangi soltanto prodotti vegetali sei rachitico, sei magro, hai dei deficit, hai problemi. E questo non è assolutamente vero. Perché per 2.000 anni gli uomini, voglio che sappiate anche questa cosa, gli uomini vivevano molto più a lungo di quanto viviamo noi. Avevano una vita, una longevità che era tanto superiore alla nostra. 5, 6, 7, 8, 900 anni di vita. Voglio anche dirvi che da un punto di vista fisico, la struttura fisica dei primi uomini nei primi 2.000 anni è stata incredibile rispetto a quella che è la degradazione del nostro corpo. Per struttura, potenza, forza, altezza e persino intelligenza. Ora, la parola di Dio ci dice che verso la fine di questi primi 2.000 anni, circa 120 anni prima, ci dice che, possiamo andarlo a vedere assieme, in Genesi capitolo 6, al versetto 5, ci viene detto che il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra. E da lì a qualche tempo sarebbe seguito quello che è il giudizio, quello che è il diluvio, che da questo punto di vista avrebbe un po' equilibrato di nuovo le sorti di questa terra.
E una cosa che forse non tutti quanti sanno è che questa malvagità degli uomini su tutta la terra ha avuto un punto di partenza. E questo punto di partenza, sì, sicuramente un primo aspetto ha a che fare col fatto che gli uomini si siano allontanati da Dio, da quelli che sono, da quella che è la legge morale di Dio, da quelli che sono i principi di Dio. Ma voglio che sappiate che questa malvagità è partita anche dall'allontanamento degli uomini di questa terra da quello che è il piano di salute, dal piano alimentare che Dio aveva dato originariamente. Gli uomini si stavano stufando di un'alimentazione totalmente vegetale e hanno detto: iniziamo a nutrirci di ciò che Dio ci ha detto di non nutrirci. Prodotti di origine animale, carne, derivati animali, spezie, diverse tipologie di spezie che non fanno nient'altro che eccitare, non fanno nient'altro che stimolare il corpo accendendo quelle che sono le passioni più basse degli uomini. E passo dopo passo, anno dopo anno, ecco che arriviamo al momento nel quale la malvagità degli uomini era grande su tutta la terra. E Dio, nella sua grande misericordia, nella sua grande bontà e nel suo grande amore per il genere umano, ha mandato un riformatore. Dio ha mandato un uomo, ha scelto un uomo affinché in un qualche modo provasse a ristabilire quello che è il piano di salute e il piano di salvezza per l'umanità che stava perendo. Dio scelse un riformatore di giustizia, Dio scelse un riformatore alimentare chiamato Noè. Noè ebbe il compito di costruire un'arca per la salvezza della sua famiglia e per la salvezza di tutte quelle persone che avessero scelto Dio di vivere una vita consacrata a lui. E voglio che sappiate una cosa: in che modo Noè era un riformatore alimentare? Beh, basta andare a vedere a quello che si mangiava all'interno dell'arca di Noè. E sapete, all'interno dell'arca di Noè non si mangiava né carne né derivati animali, quanto si cercava di seguire quello che è il piano originale di Dio. Andiamo un attimo in Genesi capitolo 6 e leggiamo assieme il versetto 21 per capire quello che Dio ha detto a Noè di mettere all'interno dell'arca per il nutrimento suo, della sua famiglia e di ogni animale. Il versetto 21 dice: tu prenditi ogni sorta di cibo che si mangia. Teniamo a mente. Che si mangia. E fattene provvista perché serva di nutrimento a te e a loro. Noè fece così. Fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Sulla base delle sante scritture, l'unica categoria di cibo, l'unica categoria di nutrimento che troviamo fino a Genesi capitolo 6 è quella di Genesi capitolo 1 versetto 29. Un'alimentazione totalmente vegetale era presente all'interno dell'arca di Noè. Non siamo forse noi chiamati in questi giorni a costruire un'altra arca, un'arca simbolica, che può essere l'arca della nostra famiglia, l'arca della nostra casa, l'arca della nostra società, nella quale poter promuovere questo tipo di stile di vita, uno stile di vita più sano, più salutare, così come Dio ci ha consigliato per il nostro bene, per la nostra salute. Ora, subito dopo questo evento del diluvio, ci ricordiamo e possiamo andare a vedere che Dio di fatto consiglia qualche cosa al genere umano. Andiamo a vedere di che cosa si tratta brevemente. Andiamo in Genesi capitolo 9. Stiamo continuando a vedere quella che è la storia dell'alimentazione nella Bibbia, quello che è il piano di Dio per la nostra salute. E vorrei che prestaste molta attenzione in Genesi capitolo 9
e leggeremo assieme il versetto 3. Qui è Dio che parla a Noè e ai suoi figli. E ascoltate quello che dice. La parola di Dio in Genesi capitolo 9, versetto 3 ci dice: tutto ciò che si muove e dà vita vi servirà di cibo. E io vi do tutte queste cose, vi do anche l'erba verde. In questo momento molte persone potrebbero venire e dire, vedi Marco, vedi, in questa occasione Dio dà all'uomo la carne. È bene mangiare la carne, tutti quanti oggi dobbiamo mangiare tutti quanti la carne, vedi Marco? Ok, però prima di arrivare a questa conclusione, vediamo al versetto 3 che Dio proprio alla fine del versetto ci dice: vi do anche l'erba verde. Come quasi a dire: uomo, donna che tu sia, ricordati che io ti ho dato un determinato piano alimentare, l'erba verde, quell'alimentazione totalmente vegetale che trovi proprio all'inizio in Genesi 1:29. E ora ovviamente la domanda che sporge spontanea è questa: perché Dio ha concesso che l'uomo mangiasse la carne in questa circostanza? Perché l'uomo ha concesso che l'uomo mangiasse la carne? Ebbene, in primo luogo vorrei prendere in considerazione un aspetto molto molto importante, che è il seguente. Dopo il diluvio, ogni tipo di vegetazione sulla faccia di questa terra fu distrutta. E non vi era altra possibilità per l'uomo in quella circostanza di nutrirsi diversamente. Per questo motivo, in questa circostanza, Dio concesse all'uomo questa possibilità, ma questo non era il suo piano originale per il bene dell'uomo. In secondo luogo, la parola di Dio, ascoltiamo attentamente quello che ci dice. In secondo luogo, una cosa importante, la si trova al versetto 5. Qui ci dice: certo, io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite. Vogliamo fermarci qui in questi momenti. Perché in questa occasione fu concesso che l'uomo si nutrisse di carne per un determinato periodo? La parola qui di Dio è molto chiara e ci dice: per il semplice fatto che la longevità degli uomini doveva essere accorciata. Non so se ve ne siete resi conto, ma all'inizio, nei primi 2000 anni, gli uomini vivevano molto tempo. Ne abbiamo parlato anche prima. Dai 600 agli 800-900 anni di longevità. E abbiamo visto che la malvagità degli uomini era arrivata al colmo, su tutta la terra. E questo è stato nella bontà di Dio, che l'uomo accorciasse quella che è la sua longevità di vita affinché non si ripetesse una simile catastrofe. Ebbene, noi vediamo che già gli uomini che vivono 20, 30 anni, 40 anni, 50 anni, già in 50 anni l'uomo è in grado di fare cose terribili. L'uomo è in grado di distruggere tutto quello che si può distruggere a causa della sua malvagità. E questa è stata un segno d'amore per tutti quanti noi che viviamo, il fatto di non vivere troppo, troppo a lungo, in modo tale da subire le conseguenze negative degli altri nei nostri confronti. Questa è anche una benedizione di Dio per noi, per ognuno di noi. Ora, dopo la questione del diluvio, dopo il fatto che Dio ci consiglia comunque un determinato stile di vita quanto più salutare, vediamo che dopo il diluvio questa scelta di continuare a mangiare prodotti di origine animale, carne, eccetera, ha prodotto delle conseguenze terribili nel genere umano.
oltre all'accorciamento della vita, ha fatto sì che molte malattie, e attenzione bene, molte malattie entrassero nel genere umano a causa di una cattiva alimentazione. Andiamo a vedere Genesi capitolo 49. In Genesi capitolo 49 ci viene presentata per la prima volta un esempio di malattia. Per la prima volta da Genesi capitolo 1, ecco che in Genesi capitolo 48 ci viene presentato il termine malattia. Genesi capitolo 48, leggeremo assieme il versetto 1. Dopo queste cose fu detto a Giuseppe: ecco, tuo padre Giacobbe è ammalato. Allora egli prese con sé i suoi due figli, Manasse ed Efraim. Qui vediamo che per la prima volta, vediamo che a causa delle conseguenze terribili del peccato e a causa di scelte alimentari non tanto adatte per il genere umano, si è arrivata alla terribile conclusione della morte causata da delle malattie. Non è forse così che in questi giorni che noi stiamo vivendo tantissime persone soffrono di malattie? E voglio che sappiate una cosa, la maggior parte delle malattie che sono presenti in questo momento sulla faccia di questa terra sono causate da scelte alimentari sbagliate, scelte sbagliate nello stile di vita. E Dio vuole riformarci, Dio vuole donarci la salute. Andiamo a vedere in che modo. Giacobbe, in questo momento, si trasferisce insieme a suo figlio Giuseppe e ai suoi altri figli in Egitto e lì risiede stabilmente. Passano degli altri anni e il popolo di Israele, la discendenza di Giacobbe, inizia a crescere sempre di più e a prosperare sempre di più. Ad un certo punto però diventano schiavi nel paese d'Egitto. E Dio si serve di un altro uomo, di un altro grande riformatore, che è Mosè, affinché potesse far uscire dall'Egitto il suo amato popolo, per riformarlo e per donargli la salute di cui tanto aveva bisogno. Ebbene, voglio chiedervi una cosa. Voi sapevate che quando il popolo di Israele è uscito dall'Egitto, il popolo di Israele è uscito insieme al suo bestiame? Il popolo di Israele, quando è uscito dall'Egitto, grazie a Mosè, grazie alla guida di Mosè, che era semplicemente guidato da Dio stesso, il popolo di Israele vi è uscito con il bestiame, con degli animali. Andiamola a vedere assieme in Esodo, velocemente. Esodo capitolo 12, e leggeremo assieme il versetto da 37 a 38. Esodo capitolo 12, versetti da 37 a 38, dove la parola di Dio ci dice in questa occasione, leggiamola assieme: i figli di Israele, partirono da Ramses, dall'Egitto, per Succot, in numero di circa 600.000 uomini a piedi, senza contare i bambini. Una folla di gente di ogni specie salì anch'essa con loro. E ora ascoltate, avevano pure greggi, armenti e bestiame in grandissima quantità. Ora, la cosa interessante è che seppure il popolo di Israele sia uscito dall'Egitto con gregge, bestiame, con una grandissima quantità di animali, sapete che per 40 anni
durante tutto il periodo nel quale il popolo di Israele si trovava nel deserto, non ha mangiato carne, seppure fosse uscito dal paese d'Egitto con del bestiame, con degli animali. Perché? Perché seppure Dio avesse concesso, dopo il diluvio, il fatto di potersi cibare di questi animali, tuttavia questo non era il piano originale di Dio. Perché Dio aveva qualcosa di meglio per il popolo di Israele, perché Dio ha qualcosa di meglio per ognuno di noi. E Dio diede al popolo di Israele nel deserto per 40 anni la manna. La manna, che cos'era la manna? La manna era il pane degli angeli. La manna era un cereale che veniva dal cielo. Dio desiderava che il suo popolo fosse riformato. Dio desiderava che questo popolo godesse di un'ottima salute e desiderava che in questi 40 anni di dieta vegetariana, in questi 40 anni il popolo di Israele si preparasse per stabilirsi nella terra promessa di Canaan e da quel momento vivere secondo le sue indicazioni iniziali, vivere secondo il piano originale di Dio per la salute, per il mantenimento della salute fisica, mentale e spirituale del suo popolo. La cosa triste è che anche se il popolo di Israele si è stabilito in Canaan, tuttavia ha continuato ad indurire il suo cuore. Ha continuato a respingere quello che è il piano di Dio. E Dio ha dovuto suscitare da in mezzo il suo popolo una classe speciale particolare di uomini. Un gruppo speciale all'interno del suo popolo chiamato i Nazireni, ovvero delle persone all'interno del popolo di Israele che avevano uno stile di vita particolare rispetto agli altri israeliti. Avevano un'alimentazione, loro mangiavano e bevevano in modo molto più accurato rispetto a quello che faceva il resto degli israeliti. In modo particolare, loro erano molto attenti che nessuna reazione di fermentazione avesse luogo nel loro corpo. Perché? Perché sappiamo molto bene che quando si ha una reazione di fermentazione implica dell'alcol, e questo lo si può ottenere non soltanto attraverso l'alcol che si beve, quanto anche attraverso delle scelte alimentari, delle combinazioni alimentari assieme che formano all'interno del nostro corpo fermentazione alcolica. E questo andava a indebolire quella che era la loro volontà, e andava a indebolire quello che sarebbe stato il loro servizio nei confronti di Dio, e lo stesso succede anche oggi. Quando noi, nel nostro stile di vita, nella nostra alimentazione, prendiamo delle scelte sbagliate, noi ne risentiamo, e il nostro servizio nei confronti di Dio ne risente. Che Dio ci dia intelligenza per questo. Ora, da questo punto di vista, passò dell'altro tempo. Il popolo di Dio non volle prendere in considerazione il suo piano originale, non volle prendere in considerazione le indicazioni di Noè, di Mosè, dei Nazireni. E successe che per le sue ripetute opposizioni, il popolo di Israele andò in esilio a Babilonia. E arrivando a Babilonia, Dio dovette suscitare ancora una volta un gruppo speciale di uomini. E di questi uomini la parola di Dio ci parla in Daniele capitolo 1. Si tratta proprio di Daniele, del giovane Daniele, e dei suoi tre amici, dei suoi tre compagni, che rifiutarono lo stile di vita, l'alimentazione, la carne e il vino di Babilonia. Loro dovevano essere dei riformatori alimentari, dovevano essere una guida per il popolo di Dio.
per superare la crisi che era proprio davanti a loro. Di nuovo Dio ci presenta questo piano di ristorazione che vuole implementare nella nostra vita. Dai giorni di Daniele vogliamo arrivare subito ai giorni di Gesù. Sapete, nei giorni di Gesù, Gesù stesso fu un grande riformatore. Così come il popolo di Israele era stato per 40 anni nel deserto, così anche Gesù, per quanti giorni? Per 40 giorni rimase nel deserto digiunando. Perché? Per mostrarci un grande esempio di temperanza, per mostrarci che lui voleva iniziare l'opera di redenzione proprio lì dove l'uomo era caduto inizialmente, così come ci ha detto anche il nostro amico e fratello Bob all'inizio di questa presentazione, ovvero nel problema e nella tentazione dell'appetito, che crea grandi conseguenze non soltanto a noi, ma anche alle generazioni dopo di noi, i nostri figli e i figli dei nostri figli. Sapete, proprio oggi ho avuto una grande benedizione, una grande esperienza. Dopo un po' di tempo, io e mia moglie Claudia abbiamo avuto la possibilità di essere partecipi a quello che è l'evento della Santa Cena. Ebbene, per noi è stato qualcosa di incredibile, qualcosa di meraviglioso. E proprio nel mentre mi stavo preparando per questa presentazione, Dio mi ha invitato, mi ha chiesto esplicitamente di far riferimento anche a quella che è la Santa Cena. Perché vi dico questo? Perché molto spesso le persone si soffermano sul momento nel quale Gesù mangiò del pesce, per scusarsi, per scusare il proprio stile di vita, per scusare, diciamo, per stare tranquilli, per dire che in questi giorni non è poi tanto un problema se da questo punto di vista continuiamo ad avere delle scelte alimentari di questo tipo, perché tanto anche questo Gesù ha fatto. Questo è vero da un certo punto di vista, ma non dobbiamo fermarci qui. Perché se ci ricordiamo, Gesù ha fatto qualche cosa di molto più grande, di molto più glorioso, che ha a che fare proprio con la Santa Cena. Perché vi dico questo? Perché con l'atto della Santa Cena Gesù voleva celebrare la Pasqua, non è così? Durante la festività della Pasqua, che cosa si doveva mangiare solitamente? Si doveva mangiare della carne d'agnello, non è così? Gesù Cristo è stato uno dei più grandi riformatori della storia di questo tempo da un punto di vista di salute, perché lasciò e mise da parte quella che era l'alimentazione carnea della Pasqua ebraica, e Cristo Gesù la rimpiazzò con un'alimentazione, una cena, una santa cena totalmente vegetale composta di pane e di succo d'uva non fermentato, di puro succo d'uva. Questa è stata l'ultima grande cena che Gesù Cristo ha lasciato come testimonianza a ognuno di noi fino al momento del suo secondo avvento. E questo per noi dovrebbe essere un grande segno di incoraggiamento nel prendere delle decisioni per quanto riguarda questo tipo di scelte, per quanto riguarda la nostra salute, la nostra alimentazione. Piano piano vogliamo avvicinarci alla conclusione di questa presentazione. Vorrei prendere in considerazione anche l'esempio di Giovanni il Battista, un altro grandissimo riformatore ai tempi di Gesù Cristo. Lui dovette preparare la strada al primo avvento di Gesù. Ebbene, molte persone, vedendo quello che possono leggere apparentemente nelle Sacre Scritture, potrebbero dire: vedete, Giovanni il Battista, lui si nutriva di miele e di locuste. Quando invece uno studio più approfondito di questo versetto, in modo particolare di questa parola, ci farebbe scoprire, ci farebbe capire
che queste locuste non sono animali, animaletti, ma sono che cosa? Sono degli alberi che producono carrube. Le carrube sono un alimento totalmente vegetale. Ottimo, buonissimo, non ho la possibilità in questo momento, magari per le prossime occasioni, di farvi vedere una foto, ma sicuramente ognuno di voi la potrà poi cercare alla fine di questa presentazione su internet, per chi non conoscesse l'alimento, le carrube. E voglio dirvi che anche attraverso questo alimento si possono fare delle ricette davvero squisite, buonissime, dei dolci meravigliosi che già in passato mia moglie Claudia mi ha preparato, che sono proprio da leccarsi i baffi. Ora, da questo punto di vista, carissimi amici miei, noi siamo chiamati proprio in questi ultimi giorni, come popolo di Dio, così come fece Giovanni Battista preparando la strada al primo avvento di Gesù, noi siamo chiamati a portare alle persone di cui hanno tanto bisogno un messaggio di salute. Un messaggio che può preparare la strada al secondo avvento di Gesù e far accogliere quello che è il messaggio della salvezza in Cristo. E questo messaggio ha a che fare proprio con una riforma sanitaria, una riforma sulla salute. Perché? Perché in questi ultimi giorni le conseguenze del peccato sono sempre più terribili, da un punto di vista fisico. Se ce ne siamo accorti in questi ultimi giorni, e lo vedremo anche nelle prossime presentazioni che avremo io e il fratello Bob, andremo a vedere che in questi ultimi giorni le malattie sono sempre più frequenti, le malattie sono sempre più gravi, seppure ci sia uno sviluppo, per così dire, della medicina moderna. E questa è una cosa che dovrebbe farci tanto riflettere: perché le malattie sono sempre più frequenti, sempre più gravi? Ebbene, perché noi siamo chiamati a riformare quello che è il nostro stile di vita, per due motivazioni principali. La prima, per la guarigione fisica delle nazioni, per la guarigione fisica di ognuno di noi. Ne abbiamo bisogno e Dio ci vuole così tanto bene. Allo stesso tempo, la seconda motivazione è che noi abbiamo bisogno di essere riformati da questo punto di vista per poter guarire spiritualmente, per poter comprendere che Dio non ci dice tutte queste cose legate alla nostra alimentazione, al nostro stile di vita, per restringerci, per metterci delle limitazioni. No, tu non devi mangiare quello, non devi mangiare quell'altro, quell'altro ancora. No, non è così. Dio ci dice, caro Marco, caro fratello Bob, vedo una amica, sorella Lina, vedo tante altre persone che in questo momento non potrei citare tutte quante assieme. Dio ci dice, io ti offro queste cose perché sono per il tuo bene, perché io desidero che tu prosperi di buona salute, che tu goda di buona salute così come prospera l'anima tua. Terza Giovanni capitolo 1 versetto 2. Questo è il nostro Dio d'amore, e quando noi capiremo che Dio ci offre e ci consiglia tutte queste cose semplicemente per il nostro bene, perché ci ama, allora in quel momento io e te potremo trovare nel Dio delle sante scritture, nel Dio della parola di Dio, quel Dio che davvero ci può offrire una guarigione fisica, mentale e spirituale. Sapete, siamo partiti dall'Eden, dalla creazione di Dio, e vogliamo arrivare al momento nel quale tutte le cose saranno restaurate, per concludere. E voglio che sappiate una cosa: in questo momento su nel cielo, quando anch'io e te andremo su nel cielo e poi ritorneremo di nuovo qui su questa terra, voglio che sappiate una cosa: in quel momento non ci sarà più né morte, né dolore, né sofferenze.
Con altre parole, quando tutte le cose saranno restaurate qui su questa terra rinnovata, non ci sarà più spargimento di sangue. Nessuno più perderà la propria vita. Persino gli animali non perderanno più la propria vita. Questo significa, con altre parole ancora, che se io e te saremo salvati e rimarremo tutta un'eternità insieme a Cristo Gesù, durante tutta quell'eternità io e te non avremo la possibilità di mangiare né carne, né prodotti animali, né tutte quelle cose che ci danneggiano e danneggiano il nostro corpo, il nostro fisico e la nostra mente. E molti in questo momento potrebbero dire: ma come, Marco? In cielo, qui su questa nuova terra, non si mangerà più carne? Oh no, non voglio più esserci, non voglio più essere salvato. E noi siamo arrivati a creare dei nostri appetiti, del nostro stomaco, un idolo che può separarci eternamente dall'amore del nostro grande Dio e dall'amore del nostro Salvatore Cristo Gesù. Che Dio, carissimi amici miei, ci possa aiutare già da questi momenti, preparandoci, affinché già da ora possiamo gustare quella che sarà l'atmosfera del cielo, quella che sarà l'atmosfera di una nuova terra nella quale vivere eternamente. Che Dio ci benedica, benedica ognuno di noi, perché Lui desidera per noi una buona, grande prosperità. Lui desidera il nostro benessere fisico, mentale e spirituale. Che Dio ci aiuti, partendo già da ora con quella che può essere una prima legge, un primo consiglio per la nostra salute, che ha a che fare con uno stile di vita, con un'alimentazione prevalentemente o totalmente, ancora meglio, vegetale. Sono piccoli passi. Proviamo a migliorare tutto quello che possiamo migliorare, gradualmente, con l'aiuto di Dio, affinché, e pregando, che Lui ci dia una forte forza di volontà nel mettere in pratica nella sua vita, nella nostra vita, quello che è il suo piano per ognuno di noi. Voglio tanto ringraziarvi in questi momenti per esserci stati accanto e vi auguro in continuazione, in questo momento, un buon proseguimento. Voglio lasciare la parola in questo momento alla nostra coordinatrice e continuare per quelli che sono gli ultimi minuti la presentazione di questa sera. Amen. Amen. Marisol, non ti vediamo, ti chiediamo di aprire il tuo microfono, per favore. Sì, adesso sì, mi sentite. Comunque, noi ringraziamo questi fratelli che ci hanno esposto un tema interessante come quello dell'alimentazione legata alla spiritualità. E noi vogliamo anche informarvi che questo tema sarà scaricato sulle piattaforme di Rautru, condotta da Marco Dumi, e quella di Portatori di Luce, condotta da Denis Kamla. Adesso abbiamo qualche tempo per le domande. Se c'è qualche domanda che può inquietarvi, potete farla.